Credo di capire dal suo sguardo, Monsieur Necker, che noi abbiamo importanti questioni da discutere. Gli Stati Generali del 1789 sono stati convocati per imporre nuove tasse e per pagare i debiti del re Luigi XVI. Confido che tutti e tre gli ordini qui presenti al mio cospetto collaboreranno per il bene di tutto lo Stato. Il Terzo Stato, costituito da borghesi e commercianti, si riunisce in Assemblea Nazionale contro il clero e la nobiltà. Ridotti alla fame, i parigini assaltano e conquistano la prigione della Bastiglia. I capi della rivoluzione sono Marat, Danton, Robespierre. Sire. Sire. Che cosa c'è? Sire, i parigini oggi hanno preso la Bastiglia. Hanno preso la Bastiglia? A che scopo? Cos'è, una ribellione? No, sire, una rivoluzione. Signori, vi prego di alzarvi in piedi. L'Assemblea abolisce tutti i vecchi diritti e privilegi e vota la Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Ma la fame stringe d'assedio Parigi e le donne marciano verso il Palazzo Reale. Vuoi divertirti un po'? Apri il cancello, facci entrare. Chiamo il tuo amico. Vieni qua. Come sei carino. Vieni qui. Ciao, soldatino. Muovetevi, forza! Andiamo! La via è libera! Venite! Venite, hanno indossato da perdere, sono già qui. Dovete mettervi al sicuro insieme a me. Oh mio Dio, il delfino. Maledette! A morte, a morte!
Vena, Silbrand! La puttana austriaca deve morire! Giustiziamola! Non abbiate paura, non ci accadrà niente. Che possiamo fare, monsieur Lagasseau? Morire, se necessario, vostra maestà. Viva la Guardia Nazionale! Viva la Guardia! Viva la regina! Alt! 100 uomini vengano con me, gli altri liberino il castello! Vostra maestà, perdonatemi. Avevo la loro parola che non ci sarebbero state violenze. E voi, messie de Lafayette, avete creduto a quella plebaglia? Amici, Lafayette è passato dalla loro parte! Si sta prendendo gioco di voi! Il re è scappato! Non c'è più nessuno lì dentro! Non vedete? Il re è quella puttana austriaca! Vostra maestà, maestà, voi dovete mostrarvi da quel balcone, altrimenti non potremo più controllare la folla. No, non lo fate, vi uccideranno. Sire, ve ne prego. Non penso che intendano farvi del male. A Parigi! Che il re torni a Parigi! A Parigi! Il re! 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 Viva il re! Il re ha consentito. Tornate tutti a Parigi. Il re vi raggiungerà. Sono dei bugiardi! Se ce ne andiamo, scappano! Sì, Marat ha ragione! Dobbiamo restare tutti qui! State tranquilli, il re ha promesso. Dov'è l'austriaca? Vogliamo vederla! La regina non c'è perché è già scappata! Vostra maestà, non andate, è una pazzia!
Uccidetela! Uccidetela! Sparate a quella puttana! Sì, sono dolci buonissimi, bambini. È tutto zucchero. Io ne compro uno. Anch'io. Uno anche a me. Ecco, tieni. Forza, forza. Avanti, in piedi. Tre soldi. Ah, bravo. Tre soldi. Bravo. Su, soltanto su. Tre soldi. Bravo. Un ritratto del generale Lafayette per tre soldi. Comprate un ritratto del generale Lafayette. Soltanto tre soldi. Un ritratto del famoso generale guarda, per tre papà, soldi. Guarda, papà, guarda. Vanno a fare la guardia al re quei soldati. Oh, sì, credo di sì. E là dentro adesso il re. Lui è sempre là. Quella è la sua casa. Il Palazzo delle Tuilerie è la sua casa. Ho sempre giudicato l'impiccagione una procedura incresciosamente incivile. Pertanto, ho iniziato a lavorare insieme a un mio illustre collega, il dottor Louis, alla macchina che ora potete vedere. I condannati vengono decapitati da questo semplice meccanismo. Non si avverte praticamente niente, sire. Solo una leggera sensazione di freddo dietro al collo. Un atto di compassione al quale tutti gli uomini dovrebbero avere diritto. Sono certo che Vostra Maestà è d'accordo. È indolore, rapida ed efficiente. Sono impressionato, Monsieur Guillotin, ma forse avrei un piccolo suggerimento da offrirvi per quel poco di esperienza che ho in materia di meccanica. Sarei onorato di conoscere l'opinione di Vostra Maestà. Il problema è qui, credo. La lama taglierebbe meglio se fosse dritta anziché curva. E angolata. Come una sega. Oh, un utilissimo suggerimento, sire, vi ringrazio. Si mette l'inchiostro sullo stampo. Si chiude la pressa e il testo viene riprodotto sulla pagina. Oh, è molto interessante. I giornali escono da qui e quello che scrivo è già per le strade nel giro di un'ora. Ah. Il mio ufficio. Avete anche un ufficio personale. Congratulazioni, Camille. Beh, è tutto molto sorprendente, devo ammetterlo, De Moulin. Ma dovete proprio essere così estremo nelle opinioni che esprimete. Sentite, il metodo più pratico e veloce per impiccare gli aristocratici consiste, secondo noi, nell'appenderli agli alberi della città. Insomma, è davvero necessario tutto questo? Il principio è giusto, anche se non è necessario prendere la cosa alla lettera. Ah! Piano, fatemi scendere. Oh, grazie, grazie. Cittadini, il rappresentante del popolo alla comune provvisoria è al vostro servizio. Oh, chiedo scusa. Madame, mademoiselle, monsieur, come sempre, è un grande onore. George, sei stato eletto. Un modesto inizio. Ma d'ora in avanti, i nostri amici dei comitati dovranno vedersela con Danton prima di prendere decisioni. E adesso invito tutti voi... Grazie. A festeggiare con me. Vi ringrazio, ma ho un appuntamento. Andiamo, mia cara. Lucille? Sarò lieta di unirmi a voi, Monsieur Danton. Bene. Camille. Vuoi venire anche tu, giovanotto, eh? Siate così gentile da aspettare qui. Vostra Maestà, permettetemi di constatare umilmente che il vostro aspetto mi appare più radioso che mai.
Mi auguro che Sua Altezza il Re e Vostra Maestà abbiano goduto appieno di questi giorni di riposo qui a Saint-Cloud. Siete al corrente, Monsieur Mirabeau? Che abbiamo implorato Monsieur Bailly e Monsieur de Lafayette per poter passare dalla prigionia di Parigi a questa? Vi assicuro che non si tratta affatto di prigionia, né ora né prima. Che cosa volete, dite? Soltanto che vi fidiate di me, Maestà. E perché dovrei? Voi siete uno dei principali artefici dei nostri guai. Non avete letto qualcuna delle missive che ho segretamente inviato al re? Sì, le ho lette. E non siete ancora convinta del mio sincero desiderio di salvare la monarchia? Come convincermi della vostra sincerità? Denunciate la mia presenza qui stasera a mio pregiudizio. Così tradite entrambe le parti. E questo dovrebbe rassicurarmi? E secondo voi, che cosa andrebbe fatto? Accettare la Costituzione. La nostra rovina, insomma. La vostra salvezza. Voi amate il paradosso, Monsieur Mirabeau. Vostra Maestà, abbiate fiducia nel vostro popolo. Si getterà ai vostri piedi e abbraccerà la corona con tutto il cuore. Il re continuerà a governare, ma attraverso una costituzione. Credetemi, ho molti amici che darebbero la vita piuttosto che vedere la corona gettata nel fango. Se vi darò ascolto, finirò col credere nell'impossibile. Voglio che la gente del quartiere dei Cordiglieri si distingua per alacrità. Mettiamoci al lavoro. Cerca di non essere troppo stanco questa sera. È quello che dico a te. Ma non rinuncerai a fare la mia parte per mille notti d'amore. Guarda, non è incredibile. Forse alcuni di loro prima si odiavano e ora lavorano insieme, fianco a fianco, per festeggiare il primo anniversario della rivoluzione. Sì, è tutto così diverso adesso, Lucy. È cambiato anche il nostro modo di pensare. È la fine di una lunga notte. L'aurora di una fratellanza universale. Lucy. Lucy. Tua madre e io abbiamo parlato. Camille, se ancora volete sposare nostra figlia, allora fatelo pure. Avete la nostra benedizione. Grazie. Ti ringrazio. Non le farò mancare niente, state tranquillo, ve lo prometto. Lo so, ragazzo mio, lo so. Anche perché io intendo darle una dote di 100.000 livre. Oh, amore mio! Assai, 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 no! Lucille! Viva la Fayette! Mio caro Robespierre, ecco che arriva trionfalmente l'eroe della nostra rivoluzione. Ma per quanto ancora, amico mio? Per quanto ancora lo sarà? Viva Lafayette! Viva Lafayette!
giuro. Io giuro di essere per sempre fedele alla nazione, alla legge e al nostro re. Di mantenere la Costituzione deliberata dall'Assemblea nazionale e accettata da Sua Maestà il Re. Di proteggere la sicurezza degli individui e la proprietà in conformità alle leggi. E giuro anche di rimanere per sempre legato alla Francia e al suo popolo, secondo il vincolo inviolabile e sacro della fratellanza. Popolo di Francia, convenuto qui da ogni parte del paese, chiedo a tutti voi ora di ripetere insieme a me lo stesso giuramento. Dite io lo giuro. Io lo giuro! Io lo giuro! Io lo giuro! Guardali, vogliono rimanere schiavi e potrebbero restarlo se non stiamo attenti. Popolo di Francia, ora vi chiedo di ascoltare in silenzio il giuramento che verrà pronunciato dal re di Francia. Io, re di Francia, giuro di servirmi del potere affidatomi in base alla legge, per mantenere la Costituzione, deliberata dall'Assemblea nazionale e da me spontaneamente accettata. Viva il re! Viva il re! Viva il re! Viva il re! Charles e io prestiamo giuramento con il re. Ecco, questo è mio figlio. Esattamente questo ammutinamento della guarnigione di Nancy. Questa ribellione che, come Monsieur de Lafayette ci ha orgogliosamente riferito, è stata domata da suo cugino, il generale Marchese de Bouillé. Badate a quello che dite! Ve lo dirò io! Per quale crimine questi uomini sono stati fatti pendere dalle forche? Essi hanno avuto l'audacia di chiedere la loro miserabile paga, della quale erano stati derubati vergognosamente da quegli stessi ufficiali per mesi. Quei soldati si erano ribellati alla corruzione e al furto. Avevano fiducia in quella giustizia che la rivoluzione ha mancato di garantire loro. Che inganno, che amara delusione. Poco più di un anno fa, le donne di Parigi andarono a Versailles a stanare il re. E cosa è cambiato da allora, viene da chiedersi? Niente. Gli stessi abusi, la stessa tirannia. E sapete perché? Perché il re è ancora circondato dagli stessi ministri che erano in carica allora, che oltre a lui tradiscono e ingannano anche noi. Io parlo per Parigi e Parigi chiede la loro destituzione. E voi, Danton, credete di essere la voce di Parigi? Voi, da solo? Sempre meglio di voi che vi credete la voce di Dio.
Parigi chiede la loro destituzione. La destituzione del ministro della guerra, Monsieur de la Tour du Pin. Del ministro degli interni, il conte di Saint-Prix. Nonché del custode dei sigilli, Monsieur Champion de Cissé. Di carta. Sapevate perfettamente che volevo dell'oro. Avete ragione, ma questi assegnati valgono più dell'oro. Sono una sorta di buoni del tesoro, garantiti dal valore dei terreni e dei beni che verranno confiscati alla Chiesa. Fra un anno sarete ricco sfondato. Beh, se lo dite voi, mio caro Montmorin, vi credo. Sappiate che la vostra posizione di ministro degli affari esteri resta solida, almeno per il momento, e grazie a me. L'assemblea è più che soddisfatta della destituzione dei vostri colleghi. Potete rassicurare Sua Maestà. Io continuerò a fare tutto quello che è in mio potere per aiutare la monarchia. Ah, alla Francia. Alla Francia. L'ho presa! L'ho presa! Eccolo qui, il sacro oggetto, conquistato grazie a una cruenta battaglia. Sapete cosa c'è ricamato sopra? Da oggi uniti per la vita. Mi auguro che Lucille mi permetta, essendo il più vecchio amico di Camille, sì, di proporre il primo brindisi. Alla sposa! Alla sposa! Alla sposa! Alla sposa! Io benedico doppiamente queste nozze perché mi hanno permesso di conoscere finalmente uno degli uomini che oggi maggiormente ammiro. E se il Club dei Cordiglieri detiene il titolo di club più patriottico di Parigi, ebbene, questo lo deve a voi. E io brindo al nostro caro amico Mirabeau, che è troppo malato per essere qui con noi oggi. Alla sua pronta guarigione, amici. A Mirabeau! A Mirabeau. Lo sai che cosa dice la gente di me alle mie spalle? No, non lo so. Dicono che sto cercando di morire soltanto per evitare di pagare i miei debiti. E dimmi, è vero? Oh, sì, certo che è vero. Il guaio è che lo si può fare una volta sola. Mirabeau, per te verrà fatto un'eccezione. I tuoi dottori non sanno più che pesci prendere. Tu, se vuoi, potrai continuare a recitare questa parte in eterno. Domando scusa, non sapevo. Non immaginavo che fosse occupato. Sarà per me un piacere passare a trovarvi più tardi. No, non è una coincidenza. No. Sta calmo. Non è una coincidenza che ora vi troviate qui, insieme. Prima di morire, ho bisogno di sapere che voi due sarete alleati. Altrimenti l'ultima speranza di salvare la monarchia morirà con me. E senza la corona tutto quello che abbiamo raggiunto verrà vanificato e la nazione cadrà nella anarchia. Questo lo sapete tutte e due, e tutti e due lo temete. Finché avrò vita, Mirabeau, la corona di Francia sarà salva. Non permetterò che lo Stato piombi nell'anarchia. Questo posso assicurarvelo. Il nostro benedetto paese avrà una dittatura militare con voi al comando. È a questo che mirate, Lafayette. Ormai lo sanno tutti.
Monsieur Danton, le vostre opinioni in materia sono ben note. Non mi abbasserò a discuterle, specie in questa sede. L'opinione di Monsieur Danton è che abbiamo bisogno, immediato bisogno, di un controllo esercitato dai civili sulla monarchia costituzionale. E soprattutto sull'ambizione di certi generali con idee troppo più grandi di loro. Per controllo di civili, Monsieur Danton, intendete forse un governo che chiuda entrambi gli occhi sulla corruzione e sulle speculazioni, io non vi permetto. In qualunque settore favore, sceglierete di praticarle? Per favore, vi prego! Non vi ho invitati qui per darvi l'opportunità di annoiarmi a morte con le vostre stupide controversie. La mia fine si compirà anche senza il vostro aiuto. L'unica cosa che spero, che vi chiedo, di cui vi imploro, è che almeno tentiate di lavorare insieme per il paese. È l'ultima volontà di un morente. Più di così non posso fare. Guardate, Monsieur de Fersen, come dona a mia figlia questa nuova acconciatura. Vostra Altezza appare bella come un angelo. Vi ringrazio. Venite, Altezza, venite. Raggiungiamo vostro fratello. Oh, mio caro amico, che sarebbe stato di me senza di voi? Il marchese di Rouillé attende l'arrivo del re a Montmédy. Ha fiducia nelle sue truppe e negli ussari, che scorteranno le vostre altezze in questo viaggio. Perché a Montmédy? Perché è una cittadella fortificata ed è sul suolo francese. Appena arrivati, l'imperatore verrà in vostro aiuto. Dovete solo convincere il re. Dimenticate che quel pover'uomo cambia opinione 3 volte al giorno. Oh, voglio andar via di qui. E voi dovete seguirmi. Un mio rifiuto, Eminenza, avrebbe gettato la Francia nel caos. Sua Santità non può tollerare, voi capite, che i suoi vescovi e i suoi sacerdoti vengano eletti come i delegati dell'Assemblea. Sua Santità ha preso atto con ancora maggiore tristezza della richiesta che i suoi sacerdoti prestino un giuramento di fedeltà alla Costituzione civile. Questo può solo portare al tipo di scisma verificatosi in Inghilterra quando il re Enrico VIII ruppe con Roma. Ma io non sono Enrico VIII, Eminenza. Al contrario, io sono il più devoto di tutti i figli del Santo Padre. Sua Santità esige, domanda, che Vostra Maestà rinunci ed annulli la Costituzione civile del clero. Ma è troppo tardi ora. Dite, il Santo Padre desidera forse vedere la mia caduta? Posso solo dirvi che Sua Santità non autorizzerà mai i suoi sacerdoti, il clero di Francia, a prestare quel giuramento. Ma è il solo mezzo che abbiamo per tenere la Chiesa di Francia unita e in obbedienza a Roma. Eminenza, rassicurate il Santo Padre sulla mia personale devozione. Giuro di ricevere d'ora in poi il sacramento della comunione solo da sacerdoti che resteranno fedeli a Roma. Glielo riferirò, Vostra Maestà. E ora, Eminenza, mi date la vostra benedizione? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Tutti quanti proteggono il re, anche Danton, nonostante tutti i suoi proclami di guerra. Ma cosa? Neanche. Cosa? Ma che vuoi dire, Marat? Prendi subito carta e penna. Scrivi.
Luigi XVI ha vigliaccamente tradito la rivoluzione per Roma e non è più degno del rispetto e della fiducia del popolo di Francia come alleato nella sua lotta per la libertà. Hai ragione, ma è troppo violento. Devi mitigare la durezza. Per favore, scrivi. Amico del popolo, leggete l'attacco di Navarre, comprate tutti l'amico del popolo! L'amico del popolo! Abbasso il Papa! Viva la Costituzione civile del clero! Abbasso il Papa! Viva il re! Il re è un bugiardo! Il re e il Papa sono d'accordo! Generale! Generale, il re se n'è andato. Andato dove? È scappato, insieme alla regina e a tutta la famiglia reale. Oh mio Dio! Affetta si calma! Ti sei fatto sgusciare il re tra le dita, Lafayette! E anche quella puttana austriaca! Sei un traditore! Hai fatto fuggire, Bu! La stessa razza, ci hai ingannato! Monsieur de Lafayette, risponderete voi della fuga del re. Il popolo pretende il re o la vostra testa? Ma com'è potuto accadere? Se riescono a passare il confine... No, non voglio nemmeno pensarlo. Tornerebbero alla testa di un esercito di fuoriusciti e ciò potrebbe significare guerra civile. Quindi, secondo voi, dovremmo arrestare il re e la sua famiglia per il bene pubblico? Non abbiamo scelta. Ma chi può dare l'ordine? L'assemblea non si riunirà prima delle due. E prima di allora bisogna fare qualcosa. E va bene. Romè, prendete nota. I nemici della rivoluzione hanno catturato il re. Nessuno ha catturato il re. Che cosa volete, Bailly? La Repubblica? La fine della monarchia? Scrivete, Romè. I nemici della rivoluzione hanno catturato il re. Pertanto il latore della presente ha l'ordine di esortare tutti i buoni cittadini affinché in nome del nostro paese in pericolo liberino il nostro beneamato sovrano e lo restituiscano alla protezione dell'Assemblea nazionale. Io, Lafayette, mi assumo personalmente la piena responsabilità di questo ordine. Mettete la data, poi firmerò. Guarda, pensa, mi hanno regalato un Luigi d'oro. Un Luigi d'oro? Ma chi erano? Beh, una baronessa russa in viaggio con i suoi figli e con qualche servo. E cosa volevano? La strada per Varenne. Un Luigi d'oro solo per farsi indicare la via. Quella moneta è falsa. Ah,
Ancora niente, ma gli abitanti del villaggio cominciano a sospettare. Eppure, secondo il marchese de Bouillet, avrebbero dovuto essere qui verso le 4. Devono aver cambiato i loro piani. Meglio andar via. Avanti! Ha confermato l'ordine dato da Lafayette. Cos'altro potevamo fare? Non potevamo opporci al volere della maggioranza. Ma non crederai, spero, a quel mucchio di bugie sui nemici della rivoluzione e sul rapimento del re? No, e mi sconcerta sentirti usare quel termine. 2 anni di lavoro, di fatiche e di lotte vanificati da questa cospirazione. Ma ci sono molte domande alle quali dovranno rispondere coloro che... Dimmi quello che sai, lo pubblicherò. Camille, devi essere molto prudente. Soprattutto devi essere prudente riguardo a quello che scrivi. Oggi siamo tutti in pericolo. Oggi? Perché oggi? Oggi più che mai, Camille. Non penserai che il re abbia deciso di correre un rischio del genere senza avere potenti e sicuri appoggi qui a Parigi e in tutta quanta la nazione. I traditori. Viva il Diusserito la Francia! Siamo stanchi di essere sfruttati! Vogliamo giustizia! Dobbiamo pagare meno tasse! Dov'è Drouet? Là dentro. Stai cercando di uccidere il tuo cavallo. Non c'è tempo da perdere. Me l'ha portato un ufficiale di Lafayette. Lui era troppo esausto per proseguire. Ne sai qualcosa, Drouet? Oh, santo Dio! Io l'ho pensato, ma credevo che fosse impossibile. Alt! Fermo! Aspetti, circondate la carrozza! Dove state andando? A Francoforte. Questa non è la strada. Mi chiamo Sost, sono il procuratore del sindaco di Varennes. I vostri passaporti, prego. Mi servono gli occhiali. Porta la carrozza davanti a casa mia. Controlla che non scenda nessuno. Vieni a vedere, corri. Che succede? Non lo so, guarda laggiù. Mi dispiace, cittadino, ma questo passaporto è perfettamente regolare. È firmato dal re in persona. Monsieur Sous, rischiate di essere processato per tradimento se li lasciate passare. Guarda, li hanno presi. Che facciamo? Non possiamo far niente. Meglio andare ad avvertire Monsieur de Bouillet. Andiamo. Aprite. Perdonatemi, sono un semplice droghiere, ma la mia casa è pulita. Accomodatevi, baronessa. Entrate. State buoni. È questione di un istante, scusate.
Buonasera, sire. Luigi Capeto! E dico Luigi Capeto a ragion veduta, perché ai miei occhi Luigi XVI non esiste più. Luigi Capeto deve essere spogliato del suo inutile titolo, deve essere l'ultimo re ad aver regnato in Francia. Basta con la monarchia! Niente più mezze misure, niente più compromessi, amici! Soprattutto di fronte all'indecisione e alla ipocrisia dell'Assemblea. Sì, bravo! Il club dei Cordiglieri esige la fine della monarchia. Noi vogliamo che la Francia diventi da questo momento una repubblica! Bravo! Sì, una repubblica! Propongo che per questa petizione venga posto un foglio sull'altare della nazione al campo di Marte per essere firmato dal popolo di Parigi. Viva la Repubblica! 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 Sono stato informato che un gruppo di irresponsabili cittadini appartenenti al club dei Cordiglieri è pronto a marciare sul campo di Marte per proclamare la Repubblica. Devo pertanto chiedere a tutti voi di approvare un decreto di legge marziale per impedire riunioni illegali ed assembramenti. Andrai anche tu al campo di Marte? No, ho del lavoro da sbrigare in campagna. Sei un uomo accorto e previdente. C'è stato un temporale, Darcy. Il vento mi ha scoperchiato metà del tetto. Certo, certo. Il vento del cambiamento. Che cosa vorresti dire con questo? Io mi sono battuto sin dall'inizio per la destituzione del re. Con tutti gli strumenti costituzionali, sì, questo lo so. Ma ora che alcuni dei tuoi sostenitori chiedono a gran voce la Repubblica, tu parti per la campagna. Mi stai forse accusando di qualcosa? No, anzi, sei molto saggio. Vorrei soltanto che Camille non fosse così violento nel propugnare nei suoi articoli l'abolizione della monarchia. La cosa mi sorprende. Tu hai sostenuto strenuamente l'idea che il re venisse processato e adesso... L'Assemblea ha bocciato la mia proposta. Ho accettato la volontà della maggioranza. Ma allora con chi stai? Chi diavolo sei? La parola Repubblica, che significa per te? Secondo me può validamente significare sia Repubblica Monarchica che Monarchia Repubblicana. Risparmiami la lezione di diritto costituzionale. Il fatto è che la Francia è entrambe le cose. È una monarchia ed è una repubblica. Questo dice la Costituzione alla quale tanto abbiamo lavorato negli ultimi 2 anni. Certo. Viviamo in un mondo imperfetto. Per far marciare la rivoluzione ci serve un re. Beh, non si deve mai pretendere troppo, vero? Tu credi che aspirare alla perfezione sia pretendere troppo? Non lo è? Io penso invece che sia l'unico vero scopo della nostra esistenza. Ne abbiamo l'autorità. La legge marziale è stata approvata e qualsiasi assembramento è illegale. Il vostro dovere è semplice, generale. Sì, questo mazzetto qui va bene. Poi anche delle mele. Grazie. Un po' d'aglio, sì. Sì, sì, anche... Delinquenti! Tanto vi conosco, lo dirò a vostre mani. Il giornale di Parigi. Guardate, la Guardia Nazionale!
dell'Assemblea Nazionale, vi ordino di andarvene immediatamente. Dammi la pistola! Lasciatemi! Lasciatemi! Lasciatelo andare! Tornate alle vostre case, tutti quanti. Vi conoscete bene. Vi potete fidare di me. Vieni qui e unisciti a noi, Lafayette! Allora sì, che ci fideremo di te! All'ultimo avvertimento, disperdetevi o userò la forza! Ci hai tradito, generale! Ma non credo che oserai! Primo plotone! Imbracciate le armi! Pronti a sparare! Pronti a sparare! Puntate sopra le teste! Fuoco! Fuoco! Fermi, vogliono soltanto spaventarci! Non capite che hanno sparato a salve! Pronti al fuoco! Puntate le armi! Guardie! Ascoltatemi! Siete cittadini come noi, non potete ucciderci, siamo disarmati, siamo vostri fratelli! Fuoco! Cessate il fuoco! Non sparate, fermi, cessate il fuoco! Cessate il fuoco! Saranno tutti! Lucille e io scappiamo in campagna! Vieni con lui! Lucille! Maxime! Maxime! Venite, seguitemi presto! Monsieur Robespierre! Voi non mi conoscete, ma sarei onorato se voleste mettervi in salvo a casa mia! Temo. Duplé, mi chiamo Maurice Duplé. Nutro una grande ammirazione per tutto quello che avete fatto finora. Sono anche membro del club dei Giacobini, come voi. Beh, io vi ringrazio. Ho un cane nel mio appartamento. Lo prenderemo dopo. Venite. Dobbiamo nasconderci. Eccoli, lì dietro. Perquisite le case! Rugate dappertutto! Tu sei in arresto! Le fogne! Siete voi. Venite, accomodatevi, è di là. Ci sono visite. Entrate, prego. Grazie. Ho sentito dire che eri malato. Un piccolo regalo delle fogne di Parigi. Sarei dovuto uscirne prima, come te. Posso? Certo. Hai notizie da Parigi? Sì. Pare che Desmoulins abbia preso gusto a vivere in campagna con la sua mogliettina. La sede del suo giornale è stata devastata, le presse distrutte. Non ha più alcun motivo per tornare. Robespierre non è nella nuova assemblea. Il suo decreto che impedisce la rielezione dei deputati dalla Costituente alla Legislativa è stato un errore. Hai ragione. Come sai, è stata concessa l'amnistia generale. Cosa pensi di fare? Di tornare?
Verrò quando i tempi saranno maturi. Al momento c'è il re che lavora per noi, fortunatamente. Usa il diritto di veto per proteggere i nobili emigrati e i preti refrattari, fedeli a Roma prima che alla Francia. Così facendo si rende ostile tutto il paese. Forse tutto il paese, ma non il resto dell'Europa. Il pericolo di un'invasione si fa concreto. La rivoluzione è vista all'estero come una seria minaccia per tutte le teste coronate. E così deve essere, mi auguro. E questo non è il momento di fare una guerra. E comunque, anche se vincessimo, sarebbe sempre il re a trarne vantaggio. Allora, che cosa proponi? Di ritornare. Dove possiamo essere più utili. Vale a dire, a Parigi. E suggerire un compromesso? Suggerire prudenza. Io prudente non sono mai stato, Danton. Ma è anche vero che ho da perdere meno di te. Questione di punti di vista. Non abbiamo nulla da temere dalla guerra, perché soltanto la guerra può liberare la Francia dal dispotismo che ancora oggi la tiene sotto il suo giogo. Volete spazzar via in un colpo solo gli aristocratici, il clero arrogante e tutti coloro che si oppongono alla nostra rivoluzione? E allora sbaragliamo l'esercito di emigrati che proprio mentre parliamo si sta riunendo a Koblenz. Solo quando non avrà più speranza di ricevere aiuti esterni, questo re sarà costretto a governare inchinandosi alla nostra Costituzione. Ascoltatemi! Ascoltatemi tutti! La guerra non è una soluzione. Ascoltatemi, Brissot, e anche voi, amici della Gironda. È intollerabile e indegno che l'incitamento alla guerra debba sentirlo proprio da questo pulpito. Una guerra di aggressione è per sua stessa natura controrivoluzionaria. Avete dunque così scarsa fiducia nella nostra causa rivoluzionaria? Un'invasione armata non spingerà certo la nazione aggredita ad accettare di buon grado la Costituzione. Tutti i popoli dell'Europa guardano alla nazione francese come alla loro guida. I missionari armati non sono amati da nessuno. Sua Maestà il Re. Prego, sedetevi. Signori, immagino che sarete a conoscenza dell'esito dei negoziati che ho condotto con la Corte di Vienna. Le conclusioni sono state unanimemente approvate da me e dal Consiglio. Esse sono conformi ai vostri desideri e ai sentimenti che mi sono stati manifestati da un gran numero di cittadini in diverse parti del Regno. Tutti, piuttosto che vedere insultata la dignità del popolo francese, sono favorevoli alla guerra. Avendo fatto del mio meglio per mantenere la pace, come ero tenuto moralmente a fare in quanto re, sono ora venuto a proporvi, in conformità alle norme della nostra Costituzione, di muovere guerra al re di Boemia e di Ungheria. Se dovessimo perdere, non ci sarà pietà per i capi della rivoluzione. Neanche per quelli che hanno cercato di salvare la monarchia. Non dobbiamo dimenticarlo. Non partire. Resta qui. Non andare a Parigi. No, non posso restare. Torna presto, ti prego. Oppure fammi venire da te. Te lo prometto. Ma se le cose andranno male, tu non esitare, mi raccomando. Abbiamo dei soldi in Inghilterra, lo sai. Sta attento. Sì. Ciao. Ciao. Thank you.
Van Hel. Danke, Zog. Danke, Zog. Zog, Eindruck. Hörer. Posizione di tiro! In posizione di tiro! Prepararsi al fuoco! Angry! Erste Lehre. Es werden noch viele andere folgen. Quei stessi uomini, dopo la sconfitta. Un generale, hanno ucciso un generale. E i vostri ministri cosa hanno deciso? Ditemelo. Non posso. Non posso dirvelo. I nostri veri nemici sono all'interno della Francia. Gli amici sono al di là dei confini. Sto scrivendo a mio nipote, l'imperatore Francesco. Su, avanti, ditemelo. Quali decisioni sono state prese? Devo saperlo, non capite? 1000 teste! 2000 teste! 10.000 teste devono cadere per mano del boia! In Francia! Che cosa sono poche vittime? In confronto ai tanti milioni di francesi, di patrioti che hanno dato la vita sul campo di battaglia, mandati al sacrificio dai traditori che ancora sono in mezzo a noi. E il più spregevole tra questi traditori è Luigi Capeto, con quella ignobile spia austriaca che osa farsi chiamare regina di Francia. E con il suo lacchè, Lafayette, un uomo che ancora oggi si permette di impartire ordini all'assemblea. Dobbiamo forse subire una dittatura militare solo perché abbiamo avuto in sorte un re capriccioso che ancora una volta ha messo in pericolo la sicurezza della nazione usando il suo veto! Hai fame, tesoro? No, guardate la mia bambola. È graziosa, vero? Sì, è proprio graziosa la vostra bambola e ha uno splendido vestitino. Che succede? Scacco matto. Muovetevi! Lasciate passare il cannone! Lasciate passare il cannone! Spingete, spingete! Brava gente, cosa posso fare per voi? Siamo venuti per vedere il re! Sì! Vado a chiedere se gli è possibile ricevervi. D'accordo, vaglielo a chiedere, ma baci in ginocchio! Sì, 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 sì.
Trovate un bel posticino quel grasso maiale, eh? Voglio provare questo tappeto con il mio fondoschiena. Che cosa desiderate? La nazione vi paga 24 milioni di lire l'anno per rappresentarci ed ascoltarci. Vi sto ascoltando. Ci avete trattato da stupidi anche troppo a lungo, ma è finita adesso, non ve ne accorgete? Il popolo vi chiede di smettere di porre il veto. Basta con il veto! Ho fatto e farò quello che la Costituzione mi impone. Rinunciate al veto, giuro che vi uccido! Non ho affatto paura di morire. Ho ricevuto i sacramenti proprio questa mattina. Morire è il miglior servizio che potreste rendere alla Francia. La Francia oggi non ha miglior amico di me, signore. Davvero? Se davvero siete al nostro fianco, mettetevi questo berretto. Sì! Volentieri. Ah, guardatelo! Lunga vita alla nazione! Lunga vita alla nazione. Sì, sì. Facciamo un brindisi alla nazione, allora. Non metterete il veto anche... Un vino eccellente. Largo, largo, lasciate passare il sindaco di Parigi. Via, via, via. Fuori di qui, forza. Via, fuori di va bene, qui. Ora basta, andate. Dietro, dietro. Tornate alle vostre case. Via, fuori, fuori. Fuori. Sire, non immaginate quanto sia spiacente dell'accaduto. Mi hanno informato troppo tardi e... È davvero curioso, sapete che mi rammentate, monsieur Pétion? Monsieur de Lafayette. Pertanto, se le persone delle loro maestà, il re, la regina e chiunque della famiglia dovessero ancora subire da chi che sia il minimo oltraggio o violenza, se la loro sicurezza o libertà venisse minacciata in qualunque maniera, con questo manifesto le potenze alleate si dichiarano pronte a compiere una vendetta esemplare e di sempiterna memoria, a sottoporre la città di Parigi a una temporanea occupazione militare e a condannare i rivoltosi alla morte che si ritiene essi meritino. Perfetto. Auguriamoci, caro von Fersen, che il nostro avvertimento venga ascoltato. Per favore! Silenzio! Questo documento è firmato dal duca di Brunswick in persona, il capo dell'esercito prussiano. Quel Brunswick che sta marciando su Parigi. Quel Brunswick che ora osa persino minacciarci. C'è una sola maniera per rispondere alla sua arroganza. La Francia intera deve prepararsi a combattere e a infliggergli la più umiliante delle sconfitte. Pertanto io propongo che l'Assemblea dichiari che la nostra patria, che la Francia è in pericolo. Alle armi, cittadini! Alle armi, tutti gli uomini liberi! Difendete la nostra libertà! Alle armi! Che canzone stai fischiando? Te la posso anche cantare se vuoi. Fammi sentire.
aux armes, citoyens. Ehi, venite! Venite a sentire questo ragazzo, venite! Marchons. Dove ha imparato questa canzone? A Strasburgo. Ah, sì? Un capitano me l'ha insegnata. Ammetto di essere stato contrario alla guerra. Credevo che non potesse giovare alla causa della libertà. Ma ora è necessaria. Giudicavo questo paese non sufficientemente preparato per vincere. E lo è stato, devo dire, fino adesso. Ma oggi è arrivata l'ora fatale. Dobbiamo avere vittoria, cittadini. E vittoria certamente avremo. Ma non potremo mai sconfiggere i nostri nemici di oltreconfine senza prima annientare quelli che si annidano in casa nostra, che non sono pochi. Vi lascio soli. E così adesso tutti d'accordo con Marat? Non completamente. Marat vuole cacciare il re e sostituirlo con una dittatura di tipo rivoluzionario. Non è una soluzione. È sempre tirannia, che venga esercitata da un uomo con in testa una corona o da altri 700 con i colori della rivoluzione. E allora? Che cosa suggerisci? Io confido pienamente nella Costituzione, come ho sempre fatto. È imperfetta, ma ha in sé i fondamenti della perfezione. Voglio che si arrivi all'elezione di una nuova convenzione nazionale, più fedele a quei principi che l'attuale assemblea ha quasi perso di vista. Se ho ben capito, tu vorresti togliere di mezzo tutti gli amici del re, quelli ai quali abbiamo permesso di rimettere Sua Maestà sul trono, dopo Varenne. Sì, ma con cautela. Non devi sottovalutare la loro forza. Lafayette non aspetta altro che l'occasione di finire il massacro che aveva iniziato un anno fa al campo di Marte. E io ti confesso che non aspetto altro. Che l'occasione adatta per farla finita con Lafayette. Marsiglia è una bella città. È bellissima, non bella. Ed è una città meravigliosa quanto Parigi, ma il mare che le fa da cornice. Ed ha anche tanto sole! Soldato, attenti! Uomini di Marsiglia, avete mangiato bene? Avete bevuto bene? Siete pronti a servire Parigi? Perché Parigi ora conta su di voi! Ecco, tieni, Camilla. No, grazie, non sono capace di usarla. Oh, vuol dire che la userò io per te. Ah, buon Dio. Stai attento. Non preoccuparti. Ci proverò, ma ho paura.
Prima dell'alba sarà tutto finito. Poi avremo tutto il tempo che ci occorre per rafforzare la nostra comune. Gabriel. No. Dato il clima di agitazione diffuso in tutta Parigi, propongo di autorizzare il raddoppio del contingente della Guardia Nazionale che protegge la persona del re alle Tuilerie. Ulteriori precauzioni potrebbero rendersi necessarie nel caso. Presidente, questo consiglio è sciolto. Protesto per questa intrusione. E io prendo atto della vostra protesta. Io vi invito come presidente di questo consiglio a... Accettate il mio di invito, invece. Toglietevi di mezzo. E cercate di non creare problemi. Vi do 5 minuti. Signori, il mio dovere mi impone di evitare spargimenti di sangue. Bene. Ritengo provvisoriamente opportuno ritirarci di fronte a forze superiori. Riprenderemo domani i compiti che ci sono stati affidati dagli elettori di Parigi. Non contateci. Puoi fare tu il presidente, Danton. No. Procederemo ad una regolare elezione. È giusto che sia così. Dove sei, Hébert? Scusatemi. Occupa tu quella sedia, per il momento. Verifica i mandati dei delegati di sezione presenti. Penso che tu abbia bisogno di un segretario. Tayan, va a sederti là. Bene. Signori, la comune insurrezionale è da ora riunita in seduta. Ancora una cosa, un appello. Siate vigili e decisi. E soprattutto, non permettete che alle Tuileries pervenga alcun rinforzo alla Guardia Nazionale. Io andrò personalmente dai signori del palazzo. Viva D'Antonio! Viva D'Antonio! Alla reggia! Reggimento di Marsiglia, con me! Presto, presto! Andiamo, uscite! Prendete le armi! Aspetta, muovetevi! Mettetevi in riga, non c'è tempo da perdere! Forza! Forza! Aspetti! Ehi, forza! Coraggio, marsigliesi! La nostra Repubblica vale pure il sacrificio di poche ore di sonno. Avanti! Dove sei stato? Sono andato a rassicurare Lucille e Gabriele. Non volevo che stessero in pensiero per noi. Andiamo. No. Noi torneremo all'Hotel de Ville. È da lì che terremo sotto controllo Parigi. Marsigliesi! Largo! Fate passare! Largo! Vostra Maestà, Pierre Roederer, procuratore generale del Dipartimento. Sono qui per garantire la sicurezza di Vostra Maestà. È commovente constatare quanto si preoccupi la gente per la mia sicurezza. La scorsa notte mi è stato promesso da Monsieur Mondat, comandante della Guardia Nazionale, che il numero delle guardie sarebbe stato almeno raddoppiato. Monsieur Mondat, sire, è morto. È stato ucciso davanti all'Hotel de Ville per ordine della comune insurrezionale istituita da Danton. Allora che cosa devo fare? La mia guardia svizzera non basterà a difendere il palazzo. Beh, se io fossi al posto di Vostra Maestà... Sì, certo, se voi, procuratore, foste al mio posto. Passerei in rivista le guardie che sono in servizio qui al palazzo. Ritengo che vi siano ancora fedeli, maestà. È la nostra sola speranza. In questo caso, tenterò di difendere il mio trono con la sola speranza che resta.
Il re! Dietro! Front! Abbasso il re! Traditore! Non sperate di farci sparare sulla nostra gente! Impicchiamo quel grasso italiano! Abbandonate i vostri posti! Deponete le armi! Venite, soldati! Venite, venite, presto! Tutti i miei uomini sono in posizione, Vostra Maestà. Grazie, comandante. Vi ringrazio. Sire, questi gentiluomini sono membri del direttorio del dipartimento. La Costituzione ha il dovere di garantire la libertà a tutti i francesi, ma vedo che non è rispettata nel mio caso. Allora, Monsieur Roederer, che dobbiamo fare adesso? L'Assemblea Nazionale è in seduta permanente. Suggerisco che Vostra Maestà si rifugi là con la famiglia reale, finché c'è ancora tempo. No, questo no. Siamo protetti qui. Perché allontanarci? Maestà, Parigi intera sta marciando sulle Tuileries. I bretoni e i marsigliesi non si fermeranno di fronte a niente. In posizione di tiro! Guardate voi stessa, Vostra Maestà. Tutta Parigi è in fermento. Resistere è impossibile. Andiamo allora. Verrete anche voi. Aprite il cancello. Il re e la sua famiglia si recano all'Assemblea Nazionale. Vi chiedo, in nome dell'Assemblea, di rispettare le loro persone. Signori, per favore, silenzio, silenzio, silenzio! Signori, signori, sono venuto qui per evitare un grande crimine. Credo che per me non vi sia più salvezza se non in seno a questa assemblea. Sire, confidate pure nel coraggio degli uomini che ne fanno parte. La seduta continua. Viva la Repubblica! All'attacco! Viva la Repubblica! Viva la Repubblica! Compagnie,
Fuoco! 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 Ah! Che ne sarà delle mie guardie svizzere, della mia casa, di tutti quelli che ci siamo lasciati dietro? Lo deciderà il destino. Sire, noi non possiamo fare altro. Charles. Da questo momento non esiste più un re in Francia. Hey.